Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci occuperemo di un altro personaggio di spessore dell'antica Roma che lasciò sicuramente un grandissimo segno, sia da un punto di vista filosofico che da un punto di vista pedagogico. Sto parlando infatti di Lucio Anneo Seneca. L'ellenizzazione della cultura romana aveva portato con sé un dibattito aperto tra quelli che erano stati i seguaci dei grandi filosofi ed educatori greci come Socrate e che abbiamo già analizzato negli altri video come Cicerone e Quintiliano, che avevano basato proprio tutto il loro credo pedagogico su una formazione retorica e politica. E dall'altra parte invece i seguaci di un modello educativo, filosofico e religioso più incentrato sulla persona, più incentrato su una ricerca interiore e quindi sulla cura del sé, ma anche incentrato sull'esame critico di se stessi, sull'autocontrollo e sull'autoeducazione interiore, di cui si fa portavoce proprio Seneca. Seneca nasce nella penisola iberica a Cordova, per la precisione nel 4 a.C., ma ben presto con la sua famiglia si trasferirà a Roma, dove dimostrerà subito di essere molto propenso per gli studi e dove porterà avanti i suoi studi di filosofia e di retorica. Durante l'impero di Caligola cominciò la sua carriera sia di scrittore che di politico, e diciamo che l'influenza che ebbero gli imperatori su di lui fu davvero molto profonda, perché inizialmente lo appoggiarono e poi vedremo che qualcuno lo ostacolò. Nel 50 d.C. ebbe un incarico davvero molto importante da parte dell'imperatore Claudio, che fu quello di educare il giovane Nerone, che sarebbe poi in seguito diventato il futuro imperatore, diventando per lui un maestro di eloquenza, ma anche di morale. Nel 54, infatti, poi divenne uno dei consiglieri più importanti di Nerone e ricoprì questo ruolo per circa una decina d'anni, fino a quando però Nerone stesso lo accusò di congiura e lo obbligò a suicidarsi. Seneca nell'anno 65 accettò questa condanna al suicidio che gli era stata imposta da Nerone con grande fermezza d'animo, anche perché, lo vedremo dopo, la sua filosofia era una filosofia davvero basata sull'accettazione del destino, ma lasciò incompiuta la sua opera principale, Lettere a Lucilio, che comunque è giunta a noi formata da circa una ventina di libri. Quest'opera è stata scritta proprio in forma epistolare, cioè delle vere e proprie lettere indirizzate al suo amico Lucilio. Anche se poi non è dato sapersi se fosse veramente quella la sua intenzione o fosse semplicemente uno stratagemma letterario che permise all'autore stesso di raccontare in maniera anche confidenziale tutti i suoi pensieri. Grazie a questo tono confidenziale, Seneca riesce a raccontare davvero l'importanza che ha per lui l'aspetto formativo ed educativo e soprattutto il suo credo principale, cioè il valore dell'esempio. Seneca infatti è convinto del fatto che la migliore educazione possibile sia quella di riflettere sulle circostanze che ci capitano nella vita, ma unendo questa riflessione anche a una meditazione personale e soprattutto al dialogo con chi ci è vicino. Ma qual è la persona di riferimento che ci avvicina e più ci può aiutare a meditare, a riflettere, a ragionare e a ponderare le proprie decisioni? Altro non è che il maestro, quindi diventa fondamentale il rapporto tra alunno e maestro. Dalla sua magnifica opera Le Lettere emerge tutto il suo credo, non solo pedagogico ma anche filosofico, un credo filosofico basato e che proprio affonda le sue radici nello stoicismo di Zenone di Cizio, che era una corrente filosofica fondata appunto da Zenone di Cizio intorno al III secolo a.C. ad Atene. La riflessione stoica si basa sul fatto che come fine dell'educazione ci sia quello dell'anima piuttosto che quello del corpo, quindi una ricerca infinita al perfezionamento di tutto il nostro aspetto più profondo, di tutto il nostro aspetto più interiore. Ciò diventa proprio l'ideale educativo di Seneca, in quanto Seneca stesso insiste sul fatto che è importante, molto più importante, puntare sull'anima piuttosto che sul corpo, dato che l'anima non subisce quella corruzione materiale che invece subisce il corpo. Questo non significa che nelle sue lettere dedicate a Lucilio lui non consiglia all'amico comunque di fare dell'attività fisica, ma consiglia di farla in maniera non eccessiva e quindi moderata. La cura dell'anima deve essere molto più assidua rispetto a quella del corpo, perché non andando incontro all'usura del corpo deve essere comunque una ricerca continua atta a migliorarsi. Questo significa che anche l'anima debba prendersi delle sue pause e debba essere comunque sollevata a volte dai pensieri troppo pesanti, ma non deve essere mai distratta, perché l'autoeducazione, secondo Seneca, è fondamentale per la crescita personale di ogni individuo. Seneca, pur essendo figlio di un retore ed essendo cresciuto così,
studi di retorica, oltre che di filosofia, è fermamente convinto che la retorica e quindi le arti liberali, l'insegnamento delle arti liberali non bastino per arrivare a quella che è l'autentica formazione e l'autentico sapere. Quindi in un certo senso critica il percorso formativo classico basato sullo stile umanistico, perché fondamentalmente è convinto che per avere una conoscenza e una sapienza veramente elevata bisogna introdursi allo studio della filosofia e perseverare e continuare nello studio della filosofia per tutta la vita. Un altro aspetto molto importante che tende a sottolineare Seneca, che viene fuori da tutta la sua opera, è che non bisogna assolutamente limitarsi agli insegnamenti che ci possono dare gli altri. Ovvero, è molto importante seguire gli insegnamenti del nostro maestro o dei nostri maestri, ma fino a un certo punto, perché Seneca dice che poi bisogna imparare a rielaborare le informazioni, a ragionarci sopra, a farsi delle idee proprie e quindi a sviluppare un sapere del tutto autonomo. Per cui Seneca attacca fortemente l'erudizione vuota e fine a se stessa, perché, come dicevo prima, tutte le informazioni necessitano una rielaborazione e una costruzione di sapere autonomo. Questo perché se le informazioni e anche la cultura, che ci viene impartita fosse così vasta, rimarrebbe comunque un lavoro sterile e incompiuto se non ci fosse questo lavoro di rielaborazione personale autonoma del sapere. Quindi, riassumendo, è importantissimo seguire il sapere del nostro maestro, ma a un certo punto bisogna staccarsi, rielaborare le informazioni e costruire un sapere autonomo, che non sarà utile soltanto alla persona stessa che fa tutto questo lavoro, ma anche a tutti quelli che verranno dopo, quindi a infondere le basi di quel sapere per le persone appunto che verranno dopo e che poi saranno in grado a loro volta di rielaborare queste informazioni. Alla base di tutta la sua visione filosofica c'è questa concezione stoica che fa vedere a Seneca il saggio come colui che è in grado di accettare in maniera imperturbabile sia il bene che il male che gli può capitare nella vita, riuscendo quindi ad utilizzare la ragione per dominare quelle che sono le passioni e vincere anche quelle che possono essere le emozioni negative che si incontrano durante il percorso. E proprio in questo consisteva l'uomo virtuoso, la ricerca della virtù per la filosofia stoica, cioè il fatto di, se non addirittura arrivare alla felicità, ma comunque allontanare tutto ciò che può turbare l'essere umano. Quindi, in linea con questa prospettiva, la libertà dell'essere umano non è essere libero o essere schiavo, ma essere in grado di accettare, come dicevo prima, il proprio destino, cioè tutto quello che ci può capitare. Tutti questi presupposti della filosofia stoica di cui Seneca si fa portavoce non portano a pensare che l'essere debba essere presuntuoso o pieno di sé, ma piuttosto che debba utilizzare la ragione per poter dominare, come dicevo prima, tutte le situazioni. E siccome della ragione possono essere partecipi tutti gli uomini, la ragione è accessibile a tutti gli uomini a prescindere dalla provenienza sociale, cioè se si è liberi, se si è schiavi, se si è donne o se si è uomini. Quindi Seneca si sente investito di una sorta di responsabilità di pedagogo del genere umano e si presenta proprio come colui che può aiutare gli altri a raggiungere questa virtù e quindi a vivere una vita più virtuosa basata sulla ricerca del perfezionamento interiore, quindi questa sorta di autocritica di cui abbiamo parlato prima, invece che la ricerca sfrenata del successo. Bene, con queste indicazioni filosofiche basate sullo stoicismo di cui Seneca si fa portavoce proprio per questo lavoro di ricerca di perfezionamento interiore, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.